Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlare brevemente di un peptide che erroneamente è catalogato nel mondo dei SARMs, l'MK677. Un nome particolare, chi non è abituato ai SARM o ai peptidi e non è abituato a queste sigle, che in effetti identificano numerose di queste sostanze e di queste molecole. I SARM, l'abbiamo detto più volte, sono dei modulatori selettivi dei recettori per gli androgeni. Ma in questo caso effettivamente parlare di SARM non ritengo sia giusto, preferirei parlare di peptide. I peptidi sono catene di aminoacidi che hanno numerosissime funzioni prodotte dal nostro organismo, rientrano in quasi tutti i processi metabolici, ricostruttivi, rigenerativi, a livello di neuromodulazione, di sintesi proteica della matrice ossea, del tessuto muscolare, regolazione del sistema immunitario, un elenco infinito. E in questo caso parliamo di questo peptide, l'MK677. A cosa serve? Allora, l'MK677 ha questa capacità di legarsi ai recettori per la grelina. Sono dei recettori contenuti nello stomaco e questa molecola ha un'azione tipo antagonista. La stimolazione di questi recettori per la grelina nel nostro corpo stimola e facilita il rilascio di GH, eh sì, l'ormone della crescita. Ormone della crescita che, ricordo, non è uno steroide, non possiamo equipararlo ad altri ormoni che noi conosciamo, come il testosterone, il DEA e poi ormoni utilizzati in ambito sportivo, trestolone, trembolone, solo per fare degli esempi, e che spesso già che è associato in ambito sportivo, che chiaramente è illegale, ci mancherebbe, non sto dando questo input. Di stimolo, anzi, i miei video servono anche a far capire gli effetti collaterali e il non dover usare queste sostanze. Però spesso nel mondo del doping il GH è associato agli anabolizzanti perché hanno un'azione sinergica. Il GH ha un'azione iperplasica, sì, una cellula me la raddoppia, quindi me ne forma due, chiaramente sto facendo degli esempi, mentre l'anabolizzante ha un'azione ipertrofica, mi aumenta il volume della cellula, per cui il GH cosa fa? Fornisce più cellule affinché l'anabolizzante abbia un'azione maggiore, quindi ecco l'azione sinergica, ma il GH non è uno steroide. L'MK677, scherzosamente ho sentito definire da qualcuno la giacchetta dei poveri, nel senso che sembra essere in grado di liberare il GH, quindi non è un GH sostitutivo. Non come fanno molte persone, quando prendono GH sostitutivo iniettano poche unità di GH a giorni alterni nel proprio organismo, quindi in maniera esogena. L'MK677 invece stimola il rilascio del nostro GH, ne aumenta la pulsatilità, ne aumenta forse il rilascio per ogni pulso, e quindi quello che succede effettivamente si è visto che utilizzando all'incirca 30 mg di MK677 vi è un aumento del rilascio di 2 unità di GH. Solitamente il nostro organismo ne produce una unità al giorno, chiaramente con variazioni soggettive. L'MK677 permette un raddoppio di questa produzione, quindi sicuramente un'azione interessante. Il GH in sé per sé non ha un'azione sulla massa muscolare, però è così definito un ormone anti-invecchiamento. Chi utilizza il GH o chi ne produce di più, anche in età avanzata, ha una pelle migliore, i capelli più lisci, un senso di benessere, un rinforzo del sistema immunitario e sicuramente una minor tendenza a patologie osteoarticolari, perché il GH ha una ottima azione rigenerante a livello dei tessuti. Quindi sicuramente è una molecola molto interessante e importante nell'uomo che tende ad andare avanti con l'età. Il GH è molto costoso. L'MK677 sembra essere quindi una sua alternativa valida e anche forse meno aggressiva. Un altro aspetto che non vi ho detto subito è un miglioramento netto del sonno. Anzi, il GH spesso dà quasi una letargia nell'atleta che lo utilizza. Quindi anche l'MK677 tende a migliorare la qualità del sonno, che è anche sicuramente un ottimo contributo, consideriamo che poi è proprio nel sonno che aumenta la produzione di GH. Gli effetti collaterali, perché non tutto è sempre così bello, così pulito. Innanzitutto, queste molecole non sono vendibili, specialmente nel territorio italiano. Molti SARM e peptidi sono in fase sperimentale, in fase 1. Consideriamo che c'è una fase 2 e una fase 3 prima che venga proposto il commercio. Sicuramente negli Stati Uniti il discorso è diverso e quindi tutta l'esperienza, spesso aneddotica, che abbiamo deriva dagli Stati Uniti. E nel territorio europeo sono presenti, chiaramente, ripeto, poi ognuno sceglie cosa fare
della propria vita e delle proprie esperienze. Io vi illustro quelle che sono le caratteristiche. Effetti collaterali, ma chiaramente stiamo aumentando la produzione di GH, quindi qui c'è una letteratura immensa. Evitare di stimolare la crescita cellulare ogni qualvolta siano già presenti dei tumori, quindi non è che crea un tumore, ma se è presente può aumentarne la crescita. Quindi molta attenzione a questo, specialmente quando andiamo avanti con gli anni. Nello stesso tempo, alcuni effetti collaterali legati alla insorgenza del GH, talvolta anche a livello cutaneo, dei flash, sono stati riferiti da qualche paziente. Leggendo nei forum ho notato che spesso l'acquisto di queste molecole non ci dà la sicurezza che vi sia prodotto puro. Siccome è una molecola che dà un po' di stanchezza per quello che vi ho detto, furbamente qualche azienda aveva introdotto nel composto delle benzodiazepine, degli ansiolitici, che rendevano quindi la persona un po' più stanca e la persona attribuiva la stanchezza alla qualità del prodotto. Invece veniva mimato un effetto collaterale e con minori quantità di molecola all'interno del prodotto. Quindi ecco, attenzione alla contraffazione e chiaramente alla provenienza. L'America ha bloccato la produzione di tutti i SARM dalla Cina, per dirne una, insomma. E quindi anche questa, l'esplosione che si stava aspettando di queste molecole poi piano piano è scemata. Quindi non voglio né enfatizzare né demonizzare l'MK677, lo dobbiamo conoscere. Per concludere, ho detto che stimola i recettori dello stomaco, i recettori della fame, i recettori della grelina. Quindi non vi dico neanche che l'assunzione di MK677 causerà un grosso appetito, una fame. E dobbiamo quindi nel momento che lo assumiamo sapere che il nostro senso di fame e di appetito aumenterà in maniera anche molto importante e sarà quindi poi utile saperlo in anticipo per gestire quelle che saranno poi le entrate caloriche o la sofferenza. Quindi se siamo disposti a questi piccoli effetti collaterali, un po' di sonnolenza, una fame molto più importante, ma nello stesso tempo vogliamo beneficiare del rilascio di GH, che sappiamo è un ormone del nostro orologio biologico come il DEA, come la melatonina, sicuramente è un tentativo che può essere proposto, ripeto, non quanto come medico, ma solamente per illustrare quello che la scienza ci sta portando. E GH, io do per scontato alcune cose, è chiaro, ha un'azione che è intermediata da un ormone importante, l'IGF-1, prodotto a livello epatico, e poi lui l'amplificatore di molti aspetti legati anche all'anabolismo e, molto importante in questo periodo, anche un aumento delle risposte immunitarie. Con questo vi saluto, vi ricordo sempre che lo sport dovrebbe essere naturale, ci dà più soddisfazione, come tutte le cose fatte con le proprie forze, e vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video. Forse parlerò del DEA, molecola che ogni tanto mi torna in testa, anch'essa molto interessante, anch'essa poco conosciuta, e sarà forse anche per me importante di fare un video sull'argomento. Una buona giornata a tutti.